Nato, io racconto sempre, come dicevo anche prima al professore, con la televisione, col cinema. Sono cresciuto a Pane e Fred Astaire, questa è la cosa che dico sempre. Il cinema degli anni 50, quello Hollywood, lì, capito, mi ha fatto nascere questa passione che c'è sempre stata. Ma che consiglio si sente di dare a chi vuole intraprendere la sua stessa carriera? Intanto il fatto che lei mi dia del lei mi mette veramente a disagio. E per rispetto, perché lei è un grande artista. grazie. No, le esigenze sono cresciute tanto, sia da parte dei produttori, dei registi che del pubblico. Quindi, siccome questo è un genere ancora in fasce, lo dobbiamo tutelare se gli vogliamo bene. L'unica maniera per farlo è farlo con la qualità. E la qualità, oltre alle doti personali, al talento che la puoi avere, la ottieni con lo studio, come tutte le cose. Quindi tanto sacrificio. Come per tutte le cose, sacrificio. Cantare, ballare, recitare, a volte dicono sì, ok, ma che lavoro fai? Canto e ballo e recito, sì, ok, ma che lavoro fai? È questo che dobbiamo far capire, che come tutte le professioni ha bisogno di un percorso di studi che ti permetterà di essere al 100% nel momento in cui ti si offrirà l'occasione della vita. Ma dal 19 al 22 dicembre una grande e un'importante collaborazione con Teatro, sì. 90, infatti lei o tu sarai il maestro all'interno di uno stage che poi porterai uno spettacolo presso il Teatro delle Arti di Salerno. Allora, sì, questa è una formula a cui tengo molto. Saremo io, Andrea Verzicco, Silvia Di Stefano e Elena Biolcati. Questo team, ovviamente, non solo di amici ma di professionisti di alta qualità. Faremo questi giorni intensivi di stage che si concluderanno con, chiamiamola, un'esibizione, che è l'unica cosa che non può insegnare, con l'esperienza del palcoscenico, no? Quindi saremo felici di portare tutti i ragazzi che faranno questo corso in scena insieme a noi. Ma noi siamo abituati a vederti sul palcoscenico, com'è Manuel Frattini come insegnante? No, sono, oddio, alterno. La verità. Alterno dei momenti. Basta avere la... devo sempre vedere il sorriso, devo sempre vedere la passione. Non sono, quando insegno non sono lì per giudicare, però voglio sempre vedere la passione negli occhi, la voglia di fare, quella non deve mancare mai, assolutamente, se no mi arrabbio, allora lì sì. Allora invitiamo tutti i nostri spettatori a partecipare, andare a vedere un po' le info sulla pagina Facebook di Teatro 90 per partecipare allo stage con Manuel Frattini. Grazie, mi aspetto. Ciao.